Io paradossalmente, tra tutte le esperienze che ho vissuto, vivo, ho vissuto con molto, diciamo, trasporto, viaggio in astronave, ma con più trasporto ancora gli incontri all'interno della casa con loro. Loro mi hanno parlato di questo pianeta, mi hanno portato su questo pianeta, mi hanno fatto scendere, mi hanno chiesto di fare delle domande. Beh, è cominciato in questa casa dove io sono andata ad abitare nel 2008 e ovviamente non avendo nessuna cognizione per quanto riguardava presenza extraterrestre o comunque non mai me l'ero chiesto. E in questa casa cominciano le prime realtà, diciamo, alternative, diciamo così. Comincia con una ricerca sugli orbs. Perché fotografando incontravo sempre queste sfere luminose all'interno delle fotografie. E quindi lì comincia, diciamo, una ricerca curiosa su queste fenomenologie. E da lì in poi si è aperto un mondo, nel senso che poi probabilmente complice la casa, l'ambiente energetico, tutte queste realtà che comunque sono, secondo me, da attribuirsi proprio anche al luogo, perché dicono loro poi hanno confermato essere in un portale. Lì è cominciato tutto, sono cominciati i primi avvistamenti, sono cominciati i primi incontri e insomma da lì, dal 2008 al 2012, è stato tutto un susseguirsi di esperienze abbastanza importanti. Nel tuo percorso formativo c'è stato l'incontro con una persona che poi è diventata una tua cara amica che ti ha un po' aperto ad alcune conoscenze, ti ha raccontato un po' che cosa si nascondeva dietro la visione di qualcosa che per te in quel momento era sbalorditivo. Ci vuoi raccontare bene questo Sì, beh, è episodio? cominciato tutto andando a vedere appunto questa conferenza sugli extraterrestri. All'interno di questa conferenza c'era questa signora che io allora non conoscevo, Jo Alberti, che diceva di parlare con i siriani. E io sono andata per curiosità e in realtà non credendo neanche più di tanto a questo tipo di manifestazioni, non l'avevo mai neanche presa in considerazione. E là effettivamente mi sono resa conto, stando alla conferenza, che mentre lei parlava si formavano queste tre figure olografiche alle sue spalle, come se la proteggessero, e una di queste figure faceva un movimento così con la testa, come se stesse parlando, ma non si vedevano le labbra che si muovevano. E io lì sono rimasta abbastanza scioccata, perché comunque subito, sai, valutando la situazione mi sono resa conto che in effetti non era una visione né un ologramma, cioè non era una cosa che dipendeva dalla mia mente o dalla mia visione. È durata molto tempo, per cui insomma è stato un pomeriggio abbastanza impegnativo. E poi ho conosciuto di persona Gio Alberti e ho chiesto delle spiegazioni rispetto a questo fenomeno. In realtà lei semplicemente, molto candidamente come lei, ha detto sì, beh, sono i miei amici, cioè. E lì si è aperto un mondo perché comunque come sono i tuoi amici? Io ho cominciato a farmi delle domande, sono uscita da lì non più uguale a come ero entrata, questo livello energetico lo percepivo chiaramente. E poi ci sono stati tanti step in cui mi sono, diciamo, subito staccata da questa realtà perché mi ero anche un po' spaventata, poi è passato del tempo, la curiosità ha preso sopravvento, finché sono andata a casa sua a Milano e là si è ripresentato lo stesso fenomeno. E con la differenza che è stato chiarito il motivo per cui li avevo visti e perché avrei dovuto, insomma, scegliere se volevo diventare portavoce di questa realtà oppure no. Io ho preso dalla mia incoscienza naturale, congenita, mi sono entusiasmata così tanto che ho detto sì, no, facciamo bene, bellissimo, bellissimo, non pensando che comunque insomma questa esperienza avrebbe portato con sé anzi anche insomma, aspetti meno facili. E
E da lì è iniziata tutta la storia, avendo detto sì così in maniera molto esplosiva e molto anche estemporanea, chiaramente poi hanno cominciato a amplificarsi queste realtà fino al viaggio in astronave, ed è stato un periodo abbastanza a posteriori molto impegnativo, più che per gli extraterrestri, per gli umani che dovevano poi venire a conoscenza di queste cose, quindi. Ecco, difatti Marina, chiariamo bene magari in questa occasione che quello che dal di fuori può apparire come un'esperienza entusiasmante, in realtà comporta uno stravolgimento della propria esistenza, del tessuto sociale, familiare, relazionale, lavorativo, non di poco conto. Quindi possiamo immaginare che la vostra vita non è facile. Allora, lo stravolgimento è totale, nel senso che non ci si rende conto. Io in realtà subito, appunto, perché sono una persona curiosa, l'ho preso come un gioco. Poi, strada facendo, mi sono resa conto che questo tsunami era partito e mi aveva investito in tutto e per tutto, perché in realtà ne ha risentito sia il panorama amicale, quindi gli amici che ha cominciato a dire: ma cosa stai dicendo? Sei impazzita? Ma cosa dici? E quindi la maggior parte si sono dileguati. Il panorama lavorativo, perché di fatto lavoravo col tribunale e quindi un lavoro di molta responsabilità, facevo il perito, diciamo, sui falsi, quindi i giudici hanno cominciato a farsi delle domande, come insomma questa qua deve fare le perizie sui falsi in scrittura e dice di essere stata in astronave, quindi anche quello è stato un contraccolpo non indifferente. E anche il tessuto sociale ne ha risentito, perché comunque è difficile credere a una persona che ti racconta determinate cose, no? Specialmente se non sono nell'ambito delle tue, come dire, dei tuoi interessi. La maggior parte della gente quindi ti guarda con un fare sospetto, perché pensa in primo luogo che tu lo stia facendo per un tornaconto, in secondo luogo che tu lo stia facendo perché sei matta. In terzo luogo perché chissà quale altra finalità puoi avere, vuoi diventare ricco, vuoi essere conosciuto, eccetera. Quanto sei diventata ricca? Interiormente molto, esteriormente diciamo che è peggiorata molto la situazione, no? Quindi non mi lamento guardando il mondo, però in realtà stavo meglio prima. E quindi non è che mi ha portato proprio diciamo interiormente, appunto, sì, mi sono molto arricchita e potrei fare, se tornassi indietro, lo rifarei per quello che mi ha dato proprio. Certo è che ho capito che l'essere umano purtroppo è ancora molto indietro di cottura, come diceva mia nonna, no? Perché in realtà fa fatica ad assimilare nuove esperienze, ma soprattutto la prima cosa che generalmente non si dovrebbe generalizzare, perché non è, diciamo, intelligente generalizzare, però il primo atteggiamento immediato che una persona esterna a questo tipo di esperienza ha è la diffidenza totalmente, o il sorrisino di compiacenza, ma in realtà pensano che tu sia andato fuori di testa. Quindi tu che cerchi un supporto in quel momento, che hai bisogno di un supporto perché sei da solo davanti a questa realtà, ti aspetti che gli umani possano comprendere, possano esserti appunto vicini, no? Quando in realtà capisci che invece sei solo a lottare contro tutto e tutti, anche con i tuoi familiari, perché è successo anche con i miei familiari. Poi ovviamente nel tempo vedono cose, cominciano a rendersi conto che la realtà forse potrebbe essere, no? Fino a quando non li fotografi, che poi all'inizio, cioè ultimamente, li abbiamo fotografati. Allora, le stesse persone che ti hanno guardato con questo sorrisino ti dicono: però grandioso, ma allora era vero, no? Dopo 10 anni, perché sono gentile, ma se no mi verrebbe da dirgli: ma passi le unghie ben distesi per non dire qualcosa di più volgare, no? Però in realtà, insomma, fa parte tutto di un cammino, di un step che sono stati voluti così, a cui devi rispondere in un modo o nell'altro, e sicuramente la tua vita non è più la stessa. Alberti e poi il viaggio in astronave, anche lì è stata un'altra svolta significativa, si sono verificate una serie di esperienze intermedie che non comportano
il prelievo della persona fisicamente per arrivare in un altro luogo, in un oltre molto distante da questo. Ma una serie di esperienze come, che possono essere considerate sogni, viaggi astrali, che preparano l'individuo a questo tipo di esperienza. Quindi, siccome in tanti dichiarano di aver fatto queste esperienze pur non avendo fatto il viaggio in astronave, ti chiedo quanto sono importanti queste fasi intermedie. Se sono importanti, quanto contano e come si può fare a distinguere tra un sogno ordinario e un vero viaggio astrale con il contatto con entità di questo tipo. Allora, io a questa domanda, diciamo, me la sono posta all'inizio, no? Perché dicevo, ma quanto può esserci di mentale o quanto può esserci poi invece di reale? E loro mi hanno spiegato chiaramente che il viaggio astrale non ha nessuna differenza, cioè non c'è nessuna differenza tra il viaggio astrale e il viaggio fisico, è la modalità che cambia. Ed è una modalità essenzialmente messa in atto per favorire un certo tipo di spostamento che altrimenti sarebbe molto difficile per una questione di frequenze. Per cui loro utilizzano il viaggio astrale, il corpo astrale, diciamo, per riuscire ad avere un contatto con te a media altezza, diciamo così, no? In realtà poi, appunto, subentra il problema di capire quali sono i veri viaggi astrali e quali sono invece i sogni. Il viaggio astrale fa parte di un sogno lucido e quindi il sogno lucido di per sé ha delle caratteristiche diverse dal sogno normale, nel senso che tu nel sogno lucido sei cosciente di quello che stai facendo e indirizzi anche il tuo sogno, cioè pensi una cosa e la fai. Nel sogno normale ovviamente tu proietti delle tue realtà o delle tue, come dire, prospettive, no? Non c'è molta differenza perché io credo che comunque anche il sogno sia una realtà. Cioè noi così come sogniamo in questa realtà, sogniamo anche in altre paradossalmente parallele e la differenza non è molto sostanziale, come dire, no? Però il sogno lucido te ne accorgi, prima di tutto perché te ne ricordi in maniera proprio costante, non lo dimentichi nel tempo e il sogno lucido è proprio la coscienza dell'essere che sogna, quindi è diverso, proprio senti una percezione differente. Senti Maria, adesso non descriviamo in tutti i dettagli, anche perché nei libri che hai scritto, bene riportata la tua esperienza, invitiamo magari gli ascoltatori a comprare, chi vuole approfondire, a leggersi i suoi libri, non indichiamo tutte le tappe che ti hanno portato a vivere appunto quell'esperienza di viaggio in astronave. Però sta di fatto questo ha rappresentato un discrimine Sì. importante tra il prima e il dopo. Anche perché l'esperienza che sei andato a fare su Sirio ti ha rivelato una realtà sbalorditiva, incredibile. Quindi raccontaci un po' di questa cosa e poi cerchiamo di capire tra le figure incontrate in questa nuova realtà che cosa di significativo è emerso. Ma guarda, è stata un'esperienza, devo dire che io paradossalmente tra tutte le esperienze che ho vissuto, vivo, ho vissuto con molto, diciamo, trasporto, il viaggio in astronave, ma con più trasporto ancora gli incontri all'interno della casa con loro. Perché il viaggio in astronave è stato, come dire, illustrativo da un certo punto di vista, perché ho incontrato cose che non conoscevo, quindi questo ambiente molto asettico, bianco, con queste figure umanoidi. Si è sviluppato tutto in molto tempo, ma in breve tempo in realtà, perché è passata una notte, no? A me è sembrato molto poco. Loro mi hanno parlato di questo pianeta, mi hanno portato su questo pianeta, mi hanno fatto scendere, mi hanno chiesto di fare delle domande, mi hanno fatto vedere questo giardino straordinario dove coltivavano delle specie di frutta, di alberi che non avevo mai visto. E alla domanda, ma dov'è Dio? Per voi cos'è Dio, no? E loro mi hanno fatto vedere questa specie di corridoio che si apriva, questa porta che si apriva su un corridoio pieno di persone, come si vedono nei film, tutte in piedi che parlavano tra di loro, tra l'altro di razze diverse. E io non capivo, non dicevo, ma cosa significa questo? Perché c'erano tutte queste persone come a ricreazione a scuola, che parlavano tra loro. E io non capivo, dicevo, ma come Dio? Cosa vuol dire Dio, no? E loro dicevano l'armonia di tutte queste razze diverse, no? Che tra loro sono in condivisione, questo è Dio. E quindi questa cosa mi ha molto colpito, no? Non si sono articolati in mille discorsi, sono molto essenziali.
Questa esperienza è stata forte, però quella che ha creato più cambiamento dentro di me è stata fatta prima, è avvenuta prima ed è stata quella che io ho percepito proprio come variazione più immediata. Cioè la presenza di questo essere di fianco al letto quando è cominciata tutta la storia, subito dopo sono stata invitata a Mistero, che loro l'avevano previsto, e però io non l'avevo capito subito perché è apparsa questa figura tipo fantasma, una cosa molto, come si può dire, di plasma, senza in forme, di fianco al letto. E io mi sono svegliata da questa luce e guardando questa forma così grande, no, mi sono anche un po' spaventata e questa voce che ha detto non aver paura, non siamo qui per farti male, adesso è arrivato il momento di parlare. E io credevo di dover parlare con lui, visto che aveva detto questa cosa. In realtà ha mandato avanti questa specie di prolungamento e dal prolungamento io vedevo una specie di braccio, diciamo così, e dal mio terzo chakra è uscita una spirale di luce bianca, di plasma bianco, è andata a finire nella sua mano. E in quel momento lui ha detto appunto, adesso è arrivato il momento di parlare. Aspettandomi di dover parlare con lui, invece sono piombata in un buco nero perché non mi ricordo niente e dopo 10 minuti, erano le 8 di mattina, mi sono alzata, mi sono svegliata di soprassalto con la sensazione che fosse accaduto da un minuto e mezzo. E subito il pensiero dopo è stato: ma come? Ma tu mi avevi detto che dovevamo parlare e poi io ho un buco nero di non ho ricordi. E quindi lì mi sono svegliata con una presenza diversa, cioè lì è come se io fossi stata riprogrammata in quel buco nero, perché poi non ero più la stessa, cioè avevo una forza diversa, anche una faccia tosta diversa, la capacità di affrontare la televisione, per esempio, forse non sarei stata in grado se non fosse successa questa cosa. È arrivato il momento di parlare, l'ho capito dopo 10 giorni che mi hanno chiamato da Mistero e loro volevano proprio dire devi parlare, non è che devi parlare con noi, ma è arrivato il momento che tu racconti la tua storia. Questo lascia intravedere quasi plasticamente che questi esseri hanno una capacità di leggere al di là dell'adesso, come se sono in grado di prevedere cosa accadrà da qua a un tot di tempo, Sì, così? secondo me sì. Loro non hanno presente passato e futuro, lo vivono in concomitanza, diciamo così, perché essendo l'eterno presente per loro e la formula magica per loro è vivete il presente, perché il presente vi esula dal passato, che è diciamo il peso che uno si porta dietro come immagine di sé, e esula dal futuro e da quello che tu ti aspetti, dalle aspettative che ti portano comunque fuori da te stesso, per cui la parte più costruttiva è quella del presente, che è quella che crea poi gli attimi che costruiranno il tuo futuro, però la capacità di stare nel presente ti rende creatore per loro, no? Quindi credo sì che in questi casi loro sappiano già cos'è strutturato per te, no? Quindi cosa andrai a fare e però non sanno come risponderai, il libero arbitrio è fondamentale. Interessante che si può desumere dai tuoi scritti, dalle tue esperienze, dagli innumerevoli video che hai realizzato, è il concetto del libero arbitrio, che a molti stranisce questa cosa, nel senso che pur augurandosi la possibilità di un contatto con questi esseri, che per certi versi vengono anche visti come qualcuno che può rilasciare quell'etica di cui al momento siamo sprovvisti, dall'altra parte c'è questa legge universale che impedisce l'intervento palese di questi esseri nel nostro quotidiano. Perché di questa cosa? È diverse cose, secondo me, un misto di cose, nel senso che il libero arbitrio ci serve per decidere la direzione. Nessuno ci punisce per la nostra, diciamo, scelta,
ma è un percorso, quello terrestre, che fa sì che sei tu il guidatore di te stesso. Quindi se tu decidi di stare fermo, di indietreggiare o di andare avanti, questa è una libera scelta tua. Quindi sai per certo che se tu in questa vita decidi, supponiamo, di fermarti, di non procedere, lo farai nella prossima esistenza, no? Quindi nessuno ti condanna, nessuno ti premia, però tu stesso decidi che il tuo cammino avrà un momento di pausa. Quindi libero arbitrio mi permette di decidere in che direzione voglio andare, se voglio andare avanti, se voglio andare indietro, se voglio stare fermo. In realtà il libero arbitrio è legato al fatto che noi siamo qui a fare un'esperienza. Quindi quando tu hai un bambino piccolo che impara a camminare, se tutte le volte che cade lo prendi al volo, lui non imparerà mai a camminare, né a cadere, né a rialzarsi. Quindi di fatto loro per certi versi possono intervenire in certi frangenti e in certi altri è meglio di no. Però questo discorso extraterrestre va articolato anche dal punto di vista, diciamo così, non dico militare, ma nel contesto di quello che è il rapporto con gli organi di potere che ci sono su questo pianeta, no? Quindi è chiaro che nessuno extraterrestre potrebbe imporre la sua presenza, né vorrebbe farlo in una situazione, in una vita che è di esperienza e soprattutto gestita e regolata da alcune forme di potere su questo piano. Se loro intervenissero in maniera massiccia, darebbero l'alibi a chi non vuole questo intervento di una guerra, no? Per esempio. Oppure, come dire, se tu hai non so, non puoi entrare nel cielo, nei cieli della Russia senza avvisare che lo stai facendo, no? Invadi i cieli di una certa nazione, quindi ci sono delle conseguenze. Non è così facile. In realtà, io credo che invece sia molto più potente e massiva la loro presenza di quanto noi possiamo percepire. Perché loro sono qua e hanno una frequenza differente, per cui i cieli potrebbero essere pieni, zeppi di astronavi e noi non ce ne renderemo conto. Certo è che loro sono sempre nei posti che richiedono attenzione. Per esempio, adesso, quello che loro hanno comunicato, i siriani intendo, hanno comunicato che purtroppo la coscienza collettiva è quella che determina la forma, no? Quindi determina la direzione in cui stiamo andando. La coscienza collettiva della Terra, dell'esperienza terrestre, è una coscienza collettiva non cosciente, quindi abbastanza sballottata, no? Tra quello che è la mezza verità che noi respiriamo, che ci viene propinata, tra quello che pensiamo che possa essere la vita, tra quello che ci aspettiamo dalla vita, quello che ci è comodo fare nella vita, quindi l'assenza di etica il più delle volte, e di conseguenza tutto questo miscuglio di sensazioni, di percezioni e di comportamenti fa sì che ci sia una direzione ben definita, no? Che è quella dell'evoluzione o dell'involuzione. Nel nostro caso è abbastanza involutiva. Quindi, cosa sta succedendo? Che la Terra, poiché vive e risponde alla nostra coscienza collettiva, a questo generatore di forma, la Terra vibra come vibriamo noi, quindi come noi siamo incerti, inconsapevoli, mancanti di etica, facciamo quello che più ci aggrada, non abbiamo regole, tutto è permesso, cioè la Terra comincia a vibrare nello stesso modo. Di conseguenza si sono attivate delle arterie profonde della Terra che i siriani purtroppo hanno detto essere appunto come una bomba alla cui miccia si è accesa, e da quando loro hanno affermato questa cosa, in effetti hanno cominciato le Hawaii e via via sulla cintura del fuoco si stanno attivando uno a uno tutti i vulcani. Quindi loro dicono: così come la Terra sta vibrando e sta cercando di buttare fuori tutta la compressione, no, che ha, come voi fate la stessa cosa, chiaramente vi dovete aspettare che accada qualche cosa di molto importante che metta l'umanità, come c'è scritto appunto nel libro, davanti ad una certezza, che è quella di essere importanti come razza che sta sperimentando, ma non essenziali all'universo per questo passaggio. Cioè, questo vuol dire che se la Terra dovesse scrollarsi di dosso questo uomo che può essere paragonato in questo momento alle pulci che stanno sul pelo di un cane che si scrolla, no? La Terra continuerà ad esistere come sempre fatto e noi ci evolveremo in altri piani di esistenza, considerando che probabilmente avremmo potuto fare qualcosa di meglio.
Quindi questa è la definizione che i siriani danno per questo momento storico. Io devo ammettere che quello che loro hanno previsto si è sempre avverato, no? Quindi la mia paura è che in realtà si stiano muovendo cose che l'essere umano non sta realizzando, no? Essere molto importanti. Cioè tutti dicono, eh sì, vabbè, è sempre successo, non è così. In realtà gli avvistamenti che si stanno facendo in questo periodo, tantissimi, numerosissimi, sono tutti sulla California, sull'America Latina, e quindi dove c'è bisogno di sostegno, perché di fatto i peggiori terremoti in questo ultimo periodo si sono svolti in questi luoghi. Quindi la paura loro dicono, noi non riusciamo più a contenerla, la faglia di Sant'Andrea. Non ci riusciamo più, ci abbiamo provato per un po', adesso non possiamo più contenerla. Quindi siete solo voi che potete cambiare questo stato di cose, comprendendo all'ultimo che una, diciamo, condivisione etica, no? Una voglia di migliorarsi, la voglia di guardare in faccia lo sporco e di eliminarlo, la voglia di, insomma, di aderire a un altro tipo di morale, diciamo così, potrebbe cambiare il mondo in un giorno. No, però ancora la gente non ci sta credendo, è superficiale, non si ferma davanti alle cose. Per cui io credo che sia necessario, visto che la morte non esiste, comunque sia necessario proprio un fermo, uno stop che faccia comprendere all'uomo la sua relatività rispetto a tutto ciò che è, no? Perché se crede il punto di vista fondamentale del mondo, cioè tutto ruota intorno all'essere umano, uomo, no? E tutto è relativo alla sua visione, che non è nulla rispetto a quello che è la visione universale, cioè è una visione parzialmente corretta e da rivedere minuto per minuto. Senti, Marina, questa descrizione che hai fatto delle cose lascia intravedere un universo fatto da più piani, di cui noi riusciamo a osservare soltanto una piccola parte. Un universo multidimensionale dove piani energetici sottili sono preponderanti rispetto al piano da noi osservabile. Immagino che gli esseri incontrati o i più esseri incontrati vivano dentro una serie di piani multidimensionali. C'è una maniera per descrivere questa realtà? C'è un modo per permettere a chi ci ascolta di comprendere com'è disposta questa Matrix? Beh, allora la Matrix, da quello che ho capito io, dai loro messaggi, da questo percorso di ricerca, è.